La PA800 è dotata di un potente processore vocale digitale basato su tecnologia sviluppata dalla TC Helicon, che include effetti e armonizzazione a tre parti. Potete collegare qualsiasi microfono dinamico direttamente all'ingresso audio 1, che viene indirizzato internamente attraverso il voice processor. Per collegare un microfono a condensatore vi serve un alimentatore Phantom esterno. Potete anche collegare un microfono ad un mixer esterno e questo all'ingresso audio 1 della PA800. Prima diamo un'occhiata a come collegare un microfono. Per salvaguardare i diffusori della PA800 e le vostre orecchie, abbassate al minimo il cursore del volume del microfono e dell'effetto microfonico sul pannello. Poi selezionate il tab Mic al fondo dello schermo. Collegate il microfono all'ingresso audio 1 e regolate l'input trim a un livello elevato e provate a parlare nel microfono. Check, one, two, one, non sentirete nulla. Dai diffusori a questo punto, ma dovreste vedere il LED audio in lampeggiare in verde. Se lampeggia in rosso, il livello è troppo elevato. Questo trim del volume corrisponde al guadagno in ingresso. Ora siete pronti ad alzare i cursori Mic e Mic Effect sino a ottenere un livello confortevole dai diffusori. State attenti a non avvicinare troppo il microfono ai diffusori. Infatti, se state usando la PA800 in questo modo a casa, stare in piedi ad una certa distanza dalla PA800 aiuta ad evitare il feedback e vi permette di usare un volume più alto. Se desiderate silenziare rapidamente il microfono, basta disattivare il tasto del microfono sul pannello. Ora attivate il tasto Harmony e siete pronti a cantare insieme alla musica. La 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 la. Potete suonare in qualsiasi modo desideriate per accompagnare il vostro canto, con un timbro di piano, uno style come accompagnamento o naturalmente una song di uno standard MIDI file. Per iniziare proviamo a cantare accompagnati da uno style. Impostate la PA800 come quando suonate in modo style play. Potreste avere molte delle vostre impostazioni preferite salvate sotto forma di performance. Poi selezionate il tipo di armonia che volete usare. Esistono 40 preset differenti creati dalla TC Helicon e in modo molto pratico il primo della lista aggiunge un'armonia a tre note alla vostra melodia, offrendovi un'armonia a quattro parti. Iniziamo la song con l'armonia disattivata e la introduciamo da un punto intermedio. Yeah. Per aggiungere le armonie alla vostra voce, il processore vocale deve sapere quali sono queste armonie. In modo style play, vengono seguite semplicemente le armonie usate dal riconoscimento degli accordi. Se volete, potete impostarla così, che segua gli accordi che eseguite nella parte lower o upper dello split, o lungo l'intera tastiera. Il che significa che potete aggiungere armonie estese suonando accordi più complessi con la mano destra. Quando usate il modo style play, chord scanning è il modo migliore per essere certi che il voice processor produca l'armonia.
Vi sono molte song disponibili in commercio in forma di standard MIDI file, che includono i testi e le tracce dell'armonia. Perciò diamo un'occhiata al funzionamento del processore vocale cantando con uno standard MIDI file. Lo standard della traccia dell'armonia negli standard MIDI file è la traccia 5, perciò dovete impostare il voice processor così che riceva l'armonia sulla track 5. Prima di tutto selezionate il modo Song Play, poi premete il tasto Menu e selezionate Preference nello schermo. Poi impostate la traccia dell'armonia dei sequencer 1 e 2 su 5. Poi caricate la song come descritto nel capitolo 5 e siete pronti per cantare. Silenzierò la melodia per questo esempio, ma naturalmente potete lasciarla attiva come guida se non la conoscete bene. Per questo esempio, seleziono il preset 2 del voice processor. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Pa 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 p